Ben ritrovati! Lettura del commento al Vangelo di Fra Hermes Ronchi, Vangelo di Matteo, capitolo 22, versetti 34-40, dal titolo Le acque non lo spegneranno. Cosa devo fare domani per essere ancora vivo? Cosa farò anno dopo anno? Tu amerai, ed è detto tutto. Quale è nella legge il grande comandamento? Lo sapevano tutti. Secondo i rabbini di Israele era il terzo, quello che prescrive il santificare il sabato, perché anche Dio lo aveva osservato. La risposta di Gesù, quel giorno come oggi, va oltre. Non cita nessuno dei 10 comandamenti, pone invece al cuore dell'annuncio la stessa cosa che vive e pena nel cuore di tutti. Tu amerai con tutto, con tutto, con tutto. Per 3 volte Gesù ripete l'appello alla totalità, all'impossibile. Con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutto ciò che hai, che puoi, con tutto ciò che in te senti essere creato per amore. Non credere che basti amare Dio, lo facevano anche i farisei al Tempio. Non puoi amare Dio e ignorare i fratelli. La tua vita non dipende dai tuoi beni, ma dai tuoi fratelli. Dio è lì, nei piccoli, nel corpo e nella voce del mio prossimo, del cuore simile a Dio, alfa e omega della vita. L'altro che viene perché il mondo sia altro da quello che è. I cristiani sono quelli che credono non a una serie di nozioni, dottrine, comandamenti, ma quelli che credono all'amore. Vivono davvero forti di questa forza propulsiva nella storia. Sei amato, è l'incipite di tutta la legge. Amerai il suo compimento. Chiunque astrae la legge da questo fondamento amerà il contrario della vita, quindi amerà la morte. Dice Beauchamp. Ma perché amare come me stesso? Perché se non ami te stesso non sarai capace di amare nessuno, saprai solo prendere e possedere, fuggire o violare, senza gioia né gratitudine. Perché una scheggia infuocata di Dio è l'amore. Nostro orizzonte è questo cuore a più voci, in cui l'amore di Dio è melodia principale, il canto fermo attorno al quale può dispiegarsi il contrappunto degli altri amori. E nasce la polifonia della vita, dice Bonhoeffer. Alla fine la Bibbia si fa concreta e provocatoria. Amerai una povera e sacra trinità, la vedova, l'orfano e lo straniero, l'ultimo arrivato, il dolente, il fragile. E se presti denaro non esigerai interesse. E al tramonto restituirai il mantello al povero. È la sua pelle, la sua vita. E tanto basta. L'amore arma e disarma, ti fa debole davanti al tuo amato, ma poi è capace di spostare le montagne. Amerai, dice Gesù, e usa un verbo al futuro, come azione mai conclusa, come fonte inestinguibile che scroscia sul nostro tempo. Allora l'umanità, il suo destino e la sua storia è solo questo. L'uomo amerà. Cosa devo fare domani per essere ancora vivo? Cosa farò anno dopo anno? Tu amerai, ed è detto tutto. Tu amerai è desiderio, attesa, profumo e profezia di felicità per tutti. Buona giornata e che Dio sia con tutti voi.